Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Allora, siamo qui oggi per fare un video un po' diverso, un unboxing di un iPhone 5S. In realtà ce ne sono due ragazzi, però vedete qui, però ne facciamo solo uno perché alla fine sono identici i cellulari. Vediamolo un attimo un pochettino com'è dentro. Allora ragazzi, qui vediamolo com'è. Olè! Non c'è niente ragazzi, non c'è niente. Spostiamo questo, apriamo questo, olè. Allora, l'iPhone 5S, ragazzi, come potete vederlo, è molto bello, molto, guardate la caratteristica color oro, ragazzi. Ho dovuto ordinarlo con mio fratello, questo cellulare, perché nelle varie telefonie di Cagliari non c'era. Come potete vedere, è fatto benissimo, ragazzi, è veramente un cellulare. La differenza che possiamo vedere dal vecchio sono i doppi LED qui, e ragazzi, è il Touch ID. Aspettate che provo a mettere a fuoco queste riprese di merda, ragazzi, scusate. Come potete vedere c'è un Touch ID, che è un tasto con sensore touch che identifica la vostra impronta digitale, raga. È veramente fatto benissimo questo cellulare. Lo farò abbastanza corto questo unboxing, e comunque sia, io non me ne intendo chissà quanto di cellulari, però so che è uno dei top gamma, e passare dal 4S al 5S, ragazzi, si sente la differenza. Quindi ragazzi, come sapete, questo è il cellulare. Adesso vediamo da questa scatola, ragazzi, cosa c'è. I soliti componenti, questo qui dentro c'è l'aggancino per poter tirare fuori la nano sim, il caricatore, beh, vabbè, classico della Apple, che ha un filo lungo 2 mm. Come potete vedere, il filo è cortissimo, neanche si attacca al mio secondo computer. Le cuffie AirPod, queste qua, che sinceramente non me ne faccio un cazzo, ragazzi, perché fanculo le Beats, uso quelle ovviamente. E niente ragazzi, questo è più o meno l'unboxing. Poi adesso vi racconto un pochettino cos'ha questo cellulare in più degli altri. Allora, prima di tutto ragazzi, l'iPhone 5S nasce con un'architettura 64 bit, quindi un cellulare di nuova generazione che comunque sia utilizza diciamo le architetture che utilizzano i classici desktop, i classici computer i classici computer, ragazzi, come il mio Sony, come il mio Compaq. Tutti quanti ragazzi usano quasi tutti principalmente la 64 bit. Ragazzi, ovviamente qui devo ancora sto facendo il backup, ragazzi, sul cellulare per mettere i vecchi dati dell'iPhone 4S. Ragazzi, le differenze sostanziali. Allora, se voi prendete un iPhone 5, ovviamente mette a fuoco quando cazzo vuole sto cellulare, grande. Ovviamente le differenze sostanziali, ragazzi, sono che uno, dall'iPhone 4S al 5S la differenza si sente, non solo per lo schermo di 4 pollici, perché si passa da un 3.5 a 4 pollici, ma oltre al Touch ID, alla videocamera con doppio flash, i colori, ragazzi, come si dice, la forma del cellulare, ragazzi, che cambia completamente, visto che comunque sia c'è un guscio in alluminio, ceramica e vetro. Il cambiamento principale è che l'architettura 64 bit, la differenza col 4S, che è un'architettura 32 bit, si sente molto. Allora, si sente molto perché questo cellulare ha tipo 1 GHz di velocità, se non mi ricordo, ragazzi, ve l'ho detto, non entro nei particolari perché io non ne cago un cazzo. Il cellulare è, diciamo, più veloce in tutto e per tutto, anche nell'aprire le applicazioni, nel fare tutto quanto, ragazzi, è veramente molto buono. Solo che quando è uscito il 5, ragazzi, il 5 dal 4S per me la differenza era solo lo schermo, perché comunque sia l'architettura rimaneva la stessa, il chip A5 dal chip A6 non cambiava tantissimo, e quindi non mi sembrava giusto spendere 729 euro per un cellulare che veramente aveva poco, da invidiare al mio vecchio 4S. Invece dal 4S al 5S, ragazzi, si sente, perché la differenza di velocità è molta. Quindi l'ho voluto comprare, volevo far vedere, ragazzi. Mi è arrivato dopo un bel po', però io volevo far vedere il color, con la colorazione oro. E quindi il cellulare si presenta abbastanza bene anche esteticamente, perché ragazzi, l'iPhone si può definire anche un gioiello alla fine, perché con quello che lo pagate è un gioiello, è a tutti gli effetti un gioiello. Come potete vedere, le differenze dietro e davanti, veramente una cosa fantastica. Il cellulare, secondo me, io ovviamente da tamarro l'avrei voluto nero invece che bianco, però è più elegante bianco, perché comunque sia con l'oro si intona perfettamente.
Quindi l'architettura 64 bit si nota principalmente dalla differenza tra 4S e 5S. Se noi parliamo invece di iPhone 5 al 5S, ragazzi, le differenze sono già minime, perché l'iPhone 5 sì, utilizza un'architettura a 32 bit invece che 64. Però ragazzi, pensate che ancora non tutto è ottimizzato per i 64 bit. Alla presentazione dell'Apple, ragazzi, sicuramente avete visto che quando hanno fatto vedere l'iPhone 5S hanno presentato un gioco che è l'Infinity Blade 3, ragazzi. Non so se lo conoscete l'Infinity Blade 3, ma è quello che è comunque sia la casa che produce quel gioco e anche quella che produce il Gears of War. Quindi adesso non mi ricordo, ragazzi, che cazzo di casa fosse, però è una casa abbastanza Unreal, eccola ragazzi, la Unreal. L'Unreal ha fatto vedere un pochettino il gioco Infinity Blade 3 su come girava su iPhone 5S, e girava veramente bene anche col display Retina, che è 1360x640, adesso non mi ricordo bene. Un display Retina eccezionale, non ha niente da invidiare ai Full HD della Samsung, della HTC, che comunque sia girano in 1920x1080. Quindi questo è un cellulare che non può invidiare niente agli altri, perché è veramente composto bene. È un cellulare che è uno smartphone, ragazzi, uno smartphone, non deve diventare un tablet, un phablet, come cazzo lo chiamano. Non mi deve diventare un cellulare da 8000 pollici e non riesco neanche a mettermelo in tasca, ragazzi. La comodità dell'iPhone sta nel fatto che rimane un piccolo cellulare che potete intascare, potete mettervelo in tasca tranquillamente, senza dover pensare a dovervi tirare fuori un macigno dalla tasca. Per me questa è la comodità della Apple. Comunque sia, tengono sempre questa sobrietà con questo iPhone, che è piccolino, è maneggevole, è, diciamo, è perfetto in tutti e per tutto. Perché sì, rimarrà indietro per lo schermo, quello che cazzo volete, ragazzi, però per me è un cellulare, non è un tablet, quindi questo qua è giusto che sia così. E niente ragazzi, questo è il video, l'iPhone si presenta bene, vi ho detto, le differenze tra il 5 e il 5S non si sentono tantissimo, perché comunque sia, ancora tutto non è ottimizzato per l'iPhone 5S e per l'architettura 64-bit. Questo sensore è la novità del momento, diciamo, perché comunque sia è un sensore nuovo, che comunque non è stato mai implementato nei lati cellulari. Il doppio LED, ragazzi, la fotocamera ingrandita, il cristallo ingrandito del 15% e il doppio LED fanno sì che le foto escano meglio anche di notte, quindi una cosa in più per i fotografi, ragazzi, che magari gli piacciono questo genere di cose. Ovviamente chi vorrà una fotocamera seria si comprerà una fotocamera seria Canon, Nikon, quello che cazzo è. E niente ragazzi, questo è il video, spero che vi sia piaciuto, spero che almeno questo cambiamento per una volta di un video non vi dia fastidio. Lo faccio solo una volta, ragazzi, perché mi è arrivato dopo 2 settimane, volevo farvelo vedere. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da cura 90 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.